Lucia, io ho fatto la foto con quello che sta passando. Che dici, bene, qua? Facciamo anche a lei. Thank you.
Te le conosci? No. Sì. Quando si venuto belle! Che bella, grazie. Che bella. Dove fare spazio? Visto. We'll be right back.
Allora tu, questo mi seguo a Facebook, eh? Arriva. Non ce l'hai. Zvere niente. No. Senta, io volevo dovevamo andare inizio novembre. Tra metà, fine ottobre, inizio novembre, i ponti dei morti. Poi una beta punta. C'è sempre quello e quello. Non si fa mai fatti su. E dopo serviamo. Tenta la strega qua. O strega la strega. Perché iniziamo? Uno. Vai. Due. Andiamo. Allora, noi ma c'è la zona nostra qua. Ma la mamma non è che sta da lavare. Sediamo. Li devo fare tutti. Devo aria fresca la schiena. Ok, tu fai quello. Ciao, caro. Ma tanto vengono prima per accelerato un po', 10.
pesante cosa, fatti un alla mers. Andoni, con chi stai parlando? Chi stai qualche lupo? Cammina, muoviti, chi è da sta? Che non vedi che ha scommatto solo come a spaccamonte, vedo che stai qualcuno, chi è da sta? Chi è da sta? Chi è da sta? Che mi stai aspettando, Andoni? Oh no, ora no, stai mangustando qua. Sono 2 ore, tutti i giorni, tutti i mesi, uno viene con la voglia come sono, da 7 anni che ti aspetta a sto punto. E tu non mi stai aspettando? Ehi, e che ti sei alzato con l'uovo torto stamattina? Io ti ho solo domandato se mi stai aspettando. Allora, ma quella di me, scusate, ma io ho un grande cazzo di pensiero per la chefa che già fa lui. Daniel, tu pensi un poco troppo. Ma insomma, che serietà è la tua? Quante volte ti hai promesso di venire a casa? Bello buono, che ti sei questo tuo carattere stamattina? Ma io proprio non ti capisco più, eh? No, lo so io che non capisco a te. Pure. Insomma, ma perché mi rimandai sempre sto matrimonio? Qual è la verità? Rimilla! Sì, non ha cominciato. Non ci stai nessuna verità, va bu? E che? Lo fate che a me non mi vuole fare la parte di lui. E che ti viene in gepa, mo? Come che ti viene in gepa? Guarda, ma fammi sentire, ma tu lo fatto lo iuccio a prima notte, lo sai o non lo sai? Chi è questo iuccio? Quale iuccio? Tu hai detto iuccio. Quale iuccio? Iuccio? Ma cosa latina, cosa legge che sa vendere questo signore? La sai o non la sai? Non fai finta che non lo sapevi, eh? Niente, mi piace pure a busto qua. Sì, ma tu la dici, ma io proprio non posso fare capace che niente da me. Tu la prima notte mi tremò. Invece che mi accorgo con me, che ci accorgo con quella signorina Luca Stigli. Sì, no, non si può fare. Antonio, io non so che questo fatto si chiama così come hai detto tu, non hai capito buono come... Iusco. Comunque, chi è che si sono sposati prima di noi è andato a fare così e poi se la legge è questa, voglio, non mi sono assoggiuto. E per questo che aspettiamo un po'. Aspettiamo un po' che è capace che cangia una cosa e poi... Guarda la chiave fresca, per noi poveri le cose non cangiano mai. Monnare. Sì, non lo sai, ma Siente mamma, aspettami un po', che capisci che ne sacci, cangia la legge e putim scusare, hai capito? Andrew, sai che ti ricco? Ma mi hai proprio sfastriato. Ma ogni volta che ne prima mi vuoi stare a girare? Con lui che sono cappello, siamo! Ma potete andare a ciufagno, io qua non ci vengo più. E mo se tu mi vivrai e vieni a casa, state buono, Andaniu! Vieni qua! Andaniu, state buono! Vieni qua, siete mandati! Bellezza, a proposito della bellezza! Che devi notare? Vieni che stai sempre un barbiere che ti stai aspettando, tu! Un barbiere? Lui dice che... E chi l'ha chiamato a questi? Che vedrò? Chi l'ha chiamato? Madonna, tu sei rimambito veramente, voglio... Vieni che al barbiere l'hai chiamato tu, Castello, lo patrimonio, e dici che te fai bene, già non si scordate, mo! Ma questo mese senza crianza così tu vuoi un bacio a me? Ma allora tu non hai capito niente? Tutti gli agiamenti a suo paese, tutti gli agiamenti. Specialmente quando si tratta di matrimoni, hai capito? Sembra... Quali cristiani non vogliono capire? Che la legge ha da essa a plegare. E rispetto io. E mica oggi fatta io. E poi, tu sapere la verità, questa è la meglio legge che sei. Quindi troppo tanta guerra, tanta accessori, tanta morte, tanta sangue c'è te per dire a sti fagiuri e stossero c'è te per faccia sta cosa. Perché? Perché non è così. Questa è la meglio legge, questa è la meglio richiesta che li poteva avere. Se però vamo chiamalo barbiere, che crea festa. Muovete. Andrea, crea festa, sono tu, dove? Crea festa. Buonasera, signorina. Buonasera Antonio. Sono venuto a farmi la barba. Sì. E poi veramente faccio pure parlare. No, frigge. Ma lui, assettatelo qua. Voglio, non me lo facendo sing come sei per tu, eh? No. Bravo, guarda, non lo porro lassù. No, non devo incaricarmi, chi è? Ma signori, posso... lo vuoi qua, un po' che... Fa chi era che? Se no non può
non si mette manco un mandato. Fa quello che fa, Antonio. Ma è finito. Anche lui. Antonio, non è meglio che ha venuto prima lo... Ma che pronto? Pronto? Sembra una mena, no? Ecco qua. Che c'è, nonna? Davanti al palco. Ma signorini che... Che per caso avesse cangiato pensiere? Sono davanti al palco, nonna. Ho fatto camericette. Non fatti camericette. No, sì, appena finisce lo spettacolo vengo da te, ok, nonna? Che fatti? C'è su, già me ne siete scordati. Non ho fatto camericette che mi voglio scusare. Ah, sì, sì, ma mi ricordo, mi ricordo. No, Antonio, già tragedia, non si può venire. Io già fare cose sotto su tutto qua. E poi chi faccio, ma chi si e chi no? E allora i cristiani già strapparono la custodia, solo questo ci vuole. Sì, ma... Ma dico, ma voi chi mi controlla? Ehi, Antonio, chi mi controlla? Dico un banno qua. Ma sì, ma... Ah, c'è la riserva. Ma sì, ma sentite che pensiero che ha già avuto, sentite che ci pensate. Sentite? Che... E' immaculatina, no? Non scusa, eh? Non scusa, ma che saggio? Ma adesso, madre, ma prima, se qualcosa viene in parte, io subito, pure subito. Perché io mangio proprio là? No, io stavo pensando proprio a questo, stavo pensando. Che è immaculatina, non scusa, ma no? Poi da me, no, Luca Stieto, dopo... Così c'è sì, prima no. La legge Iusche, Iusche, sì. Iusche, prima no. Sì, sì. E che qua? E voi non lo facete. E voi non lo facete. Evita, scusate, signorie, evita la prima, ancora quella che... La prima, prima, però. Quella che avete prima o la prima? Prima. E voi non lo facete niente, dica voi. Oh, questa propria, cara, una mamma velena di cristiani, che sa. Ogni anno deve sacrificare delle persone. Vuol dire che la facete ci accorca insieme con la cammarena. Mica buona. Hai capito, Andreucci, ma pensate proprio buono, pensate. Ma che per un dormo la notte, per favore. Ma chi dorme più? Ma tu stai a dire proprio una bella fantasia, tu io. Mi sei piaciuto, lo so, è veramente. Hai visto, si può fare allora. Non si può fare niente. Già tragedito, basta, non voglio più parlare. Mi, il primo sorriso che fa. Ma niente. No. Ma dietro questo rasolo. No, non te ne incarica. Dica, ma sì, ma io come ho già fatto? Oh, Antonio, come hanno fatto l'altra prima da te? Ma sì, ma l'altra prima da me? E sono diventato tutto cornuto. No, Antonio, non sai che mi fai fare a te. No, no, non devo incaricare, faccia a chiena a chiena. Qui resta meglio che non ti sonora, resta meglio. Come la mamma? Ma no, non ti sonora. Ma allora tu sei pace propria, sangue di uomo. Mannaggia! Corre, sembra corre! Corre, la giacciss! Che c'è? Madonna, la ci mette la luce, ma Luca, la giacciss! La giacciss! La giacciss! E pomodoro. Anche ciò. Pomodoro. Grazie signora. Grazie signora. Ridevo a prendere il momento. Ride e piange allo stesso momento, ride perché gli dà fastidio al re, ma adesso diciamo soltanto che adesso è più. Grazie, 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 grazie.
mio più sentito grazie di cuore da parte della Compagnia Teatrale Sant'Agatese e della Proloco Pierino D'Onofrio di Sant'Agata di Puglia. Grazie. Volevo ringraziare anche ovviamente l'amministrazione comunale che ci ha dato questa opportunità per la 15ª edizione del corteo storico Città di Sant'Agata e tutti i figuranti, dal più piccolo al più grande, che sono stati veramente eccezionali. Grazie per la vostra partecipazione e per il vostro contributo. Un altro doverosissimo grazie a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte da stamattina, anzi da ieri, se non per questo, a cui veramente va il nostro più sentito grazie di cuore. E volevo presentarvi gli attori della compagnia, quelli che hanno, vi hanno avvietato con le tre scene del tratte dall'Agatone di Sergio Barbato. Allora, Maculatina e Maria De Leo, la nostra promessa sposa, sempre promessa da lui. Antoniucci, Ortensio Mocciola, i consiglieri, Dobri Chiocchio, ci sei Nico? Nicola Tridentino, Don Samuele, Angelo Lavilla, Don Giacinto, Michele Ciciretti, e volevo presentarvi anche la nostra, quella che ha interpretato Donna Ausilia, pur non avendo praticamente recitato, però ci ha veramente onorati della sua presenza, e Giusileva. Sempronio, il nostro giullare di corte, Gerardo Lionetti. E Dulcis in fundo, il nostro agatone, Sant'Agatese Doc, Roberto Di Giorgio. L'agatone del Divino. Allora ringraziamo ancora i nostri musici, il Forum Ensemble, che sono stati veramente bravi. La porta, vero? Porta, la porta. E il gruppo di sbandieratori, i Federiciani di Lucena. Allora, spero di non aver dimenticato nessuno. Vi ringraziamo ancora di cuore e vi aspettiamo, piacendo a Dio, l'anno prossimo per la 16ª edizione. Grazie e buona serata a tutti.